Buonasera, Claudia Reinicke. Piacere. Anche per te, regista cinematografica, quando finisce un film è tutto il deposito di emozioni e ritorni alla tua vita normale, non è più ritornare allo stesso punto. Un po' sì, un po' no. Certo che ritorno alla vita normale, alla famiglia, ma sempre con l'idea di altri progetti. Allora, un po' da zero, un po' no. È un po' un continuo. Parlavi di famiglia e rapporti familiari. È una delle tue lenti, se guardiamo la tua filmografia, di osservazione privilegiata, soprattutto quando questi spazi, un po' come in quella domenica che abbiamo usato a pretesto della discussione, si sospendono. Anche c'è in tutti i tuoi tre film principali una situazione, ovviamente, con le diverse declinazioni. Perché questo sguardo lì? Si dice, no, che uno non sceglie la famiglia. Io ho un bellissimo rapporto con la mia famiglia, ma ovviamente una famiglia anche molto numerosa, dove ogni tanto i rapporti sono complessi e divertenti, e magari non sempre divertenti, ma mi dà abbastanza cibo, diciamo, per alimentare almeno quella parte creativa che riprendo nei racconti. Nel tuo ultimo film, Reinas, che ha avuto un grosso successo, è andato al Sundance, prima svizzera andare una finzione al Sundance, ha vinto un premio al Festival di Berlino in Generation, il Grand Prix della giuria, quindi grossissimi riconoscimenti. Sì. Anche lì, addirittura ritorni nella Lima del 1992, tu sei d'origine anche peruviana, una famiglia anche lì interrotta su uno sfondo della storia turbolenta del paese che preme molto forte. Io ho vissuto proprio tutto quello, no? Tutto quello che si vede nel film, anche i blackout, tutto quello è veramente parte della mia infanzia. Però che io non, come bimba, come bambina, non avevo un'urgenza da partire dal paese, perché per me era normale, diciamo, era quello. La visione di adulti era un po' diversa, infatti era importante di riparlare di quel contesto, ma anche il soggetto veramente la famiglia. La famiglia, perché lo ricordiamo, sono due sorelle, c'è una madre che decide di andare verso gli Stati Uniti, ci vuole il timbro però per le spalle di un esatto, padre. Esatto. E lì tutti questi ingranaggi, tra l'altro messi su un altro tipo di domenica di sospensione, quello che è il passaggio dell'età. Dall'età del un passaggio, come dire, dall'età giovane all'età più adulta. Sì, avevo voglia anche di raccontare questa storia da diversi occhi. La bimba ha 10 anni, l'altra 14, c'è la madre, c'è la nonna, c'è il padre, e penso che sì, era importante raccontare quel momento che non è proprio la partenza. Le storie che leggo normalmente partono o della partenza o dell'arrivo, e questo è quasi prima della partenza, è più psicologico, no? È come uno si prepara a andare via, ma è ancora lì. Sì. È bello questo fatto che dicevi anche prima, che riconnetti le tue parti della tua biografia. Sì, allora ovviamente Así son los hombres sarà... Questo è il tuo documentario. È il documentario che ho fatto 14 anni fa, 13 anni fa. Come passa il tempo? Sì, sì, sì. Era l'inizio di questo collegamento che ho sempre avuto voglia di riprendere, no? Con le mie origini. E lì ho raccontato ovviamente la storia di questa famiglia che non abita più insieme, che sono io, mia madre, e che all'inizio mio nonno aveva comprato una camera VHS e anche noi in Svizzera. E allora ci filmavamo. Lui filmava le cose che non vedevamo più in Perù, in Lima, della famiglia, e poi mandavamo le cassette che prendevano 3 mesi a arrivare da un paese all'altro, e le guardavamo, e ecco, era come uno Skype con un'attesa di 3 mesi. Senti, a proposito invece del cinema d'autore, quello che hai fatto, e riprendendo il concetto di festa, anche i festival sono stati importanti, li abbiamo citati prima. Sì. Perché anche loro, a loro modo, sono delle interruzioni delle quotidianità, hanno anche loro una loro periodicità. Quanto sono fondamentali ancora per dare il rimbalzo
ai film e farsi conoscere nel mondo? Per il tipo di cinema che faccio io, che sono film di autori, sono fondamentali, sono importantissimi, perché il prestigio, diciamo, che un film vada in un festival molto importante rimane, e quello ti dà l'opportunità di conoscere più produttori, magari di avere la fiducia di fare altri progetti, perché è difficile, diciamo, trovare i fondi. Un film è caro da fare e devi sempre, io dico sempre, no? Nessuno mi aspetta, nessuno. Io devo imponermi dappertutto perché così, il cinema di autore è così. E allora magari di avere un film che va in un festival importante, certo che mi aiuta, perché magari pensano, ah, allora beh, questa regista, questo regista, ok, ha avuto questo film che funziona, magari allora gli diamo la fiducia per fare un altro. Non funziona però sempre così. Non è dato che per il mio prossimo progetto avrò i fondi, perché è così, ma aiuta, penso che aiuta. Grazie Claudia Reinicke per questi tuoi bei racconti e per essere stata con noi. Grazie a te per l'invito.